quanto il mondo di oggi abbia bisogno di ritrovare Dio. Dio, Dio è la cosa più imponente nella vita di un uomo e di una donna, nella vita di una comunità cristiana, nella vita di una società civile. Ma che stiamo facendo di Dio in questa nostra società di passaggio? Forse il motivo per cui lo dimentichiamo, sì, per molti di noi resta al fondo dei nostri pensieri, come una sorta di retropensiero, ma è come se entrasse assai raramente in gioco nel concreto della nostra azione. Ma si può costruire un amore serio e sereno in una santa famiglia se la presenza di Dio non è quotidiana? Si può lavorare con dignità, affrontare la prova dolorosa che molti giovani stanno attraversando per l'assenza di lavoro, affrontare la prova di molti popoli ancora condannati alla fame e alla miseria, senza che il lavoro sia vivificato ogni giorno dal ritorno a Dio? Si può riposare? Stiamo entrando nel tempo delle meritate vacanze. Si può riposare intontendosi in mille divertimenti e dimenticando Dio? Ecco la grande domanda che ci ha spinti a parlare per l'anno prossimo della proposta da fare a tutti, il campo e il mondo, dell'annuncio di Gesù come Evangelo dell'umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini.